Siete all'ascolto di Rai Isoradio. Dunque, cari amici, buon pomeriggio, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Caro Federico, allora, sommario di festa oggi. Sommario di festa, all'interno di questa puntata di arrivi e partenze dell'Epifania andiamo a scoprire, facciamo una specie di check-up delle tele più importanti che ci sono giunte a noi. Adesso in questo momento ancora non è possibile visitare le pinacoteche, andare nei musei, perché insomma ancora abbiamo, speriamo di poterlo fare quanto prima, mentre invece c'è un medico, un dottore di Ferrara, che si è preso la briga di analizzare le più importanti tele dei più grandi maestri del pennello e della pittura, e ci dice quali sono le patologie che secondo lui intravedeva in questi soggetti che hanno posato per questi grandi maestri. Entriamo nel vivo di questa puntata di Arrivi e Partenze dell'Epifania e lo facciamo entrando virtualmente in una corsia dove i pazienti non collaborano. E come potrebbero collaborare, visto che sono nati e avvissuti più di 200-300-400 anni fa? Sono tutti pazienti che hanno vissuto un momento di grande notorietà grazie alle tele di grandi maestri della pittura, del colore, che li hanno ritratti. Però inconsapevolmente questi maestri hanno anche evidenziato alcune patologie che questi signori avevano, e da questo, voglio dire, può venire fuori una vera e propria diagnosi che si è peritato di fare attraverso le tele più famose del mondo un dottore, il dottor Paolo Zamboni, direttore del Centro di Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara. Dottor Zamboni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Insomma, rispetto ai suoi pazienti normali, questi sono pazientissimi, perché stanno lì fermi, non si muovono, questi che lei ha analizzato. Sono diversi perché non ci puoi parlare, non ci può essere un rapporto medico-paziente con empatia, però possiamo aiutarci, essendo personaggi famosi, con delle fonti storiche che ci possono anche raccontare qualche sintomo che gli annali dell'epoca riportano. Beh, cominciamo allora questa carrellata. Entriamo in questa specie di a metà strada fra un ospedale e una pinacoteca, per dire ad esempio la Fornarina, ecco, un grande dipinto di Raffaello, la Fornarina. Come la Fornarina è un dipinto che secondo me è stato ingiustamente da molti medici considerato il dipinto di una malata, perché lei con l'indice si segna il seno di sinistra, che in realtà è un bellissimo seno normale. Lei più che altro, io ritengo, come anche altri, indicasse il suo cuore innamorato di Raffaello, che la stava ritraendo. Quindi non vedo malattie nella bellissima Fornarina. Quindi possiamo dire che era in piena salute quando è stata ritratta dal grande Raffaello Sanzio, insomma. Per quello che possiamo vedere, non vedo segni di malattia in nessun modo in questo meraviglioso dipinto. Cosa che non si può dire, ad esempio, della Bezzabea, le lettere di Davide dipinta da Rembrandt. Quello è un quadro. È un quadro fantastico dove c'è una macchia di colore seghettato sempre sul seno di sinistra, molto ben visibile, che ha attratto l'interesse dei medici per oltre un secolo, con discussioni nelle riviste di medicina. Pensate su quale malattia potesse avere la modella di Rembrandt, che poi in realtà era anche la sua amante Enrique, e c'era una preponderanza assoluta che quello fosse un cancro della mammella. Poi mi è capitato che un paziente, poi era un infermiere, ha bussato alla mia porta con un segno uguale, identico a Bezzabea, ho fotografato, ho potuto fargli tutte le indagini, la mammografia, l'ecotopo, tutto quello che di moderno si può fare, e ho riscontrato una malattia molto rara, che è la tromboflebite di Mondor. E quindi da lì è venuto fuori un articolo su una rivista scientifica molto importante, e ho anche ricevuto i complimenti da parte del direttore del Louvre, che mi ha ringraziato per questo articolo scientifico. Ma quindi questa signora, vissuta nel 1654, non ha vissuto molto dopo essere stata dipinta da Rembrandt? No, in realtà è morta giovane, lì aveva 23 anni, ma è morta a 32, quindi è molto difficile che un tumore del seno, che non viene operato per 9 anni, poi è anche molto difficile avere un tumore del seno a 23. Molto più facile che Enrico, dato che molto spesso questa tromboflebite di Mondor è un segno, un epifenomeno della tubercolosi, può darsi che
abbia avuto una tisi e quindi si è morta giovane, per questa ragione che in quell'epoca era assolutamente un'attualità, purtroppo. Dottore, una curiosità, come le è venuto in mente di andare a scavare oltre questi quadri che di solito ci lasciano incantati, li osserviamo? Certo, immagino che l'occhio dello scienziato abbia giocato un ruolo fondamentale, ma come le è venuto in mente? Qual è stato il primo quadro che lei ha pensato, ma questo era malato, questo ha fatto una diagnosi? Allora, è stato un gioco che è iniziato in realtà quando avevo un incarico di insegnamento ad Harvard, a Boston. C'era un corso per imparare ai giovani iscritti a medicina lo spirito d'osservazione, ed era un corso basato su delle opere d'arte. Io ho pensato, ma si può fare anche meglio, si potrebbe vedere se nei quadri ci sono dei segni di malattia, e quindi ho cominciato a guardare i quadri con un occhio diverso, quindi chiaramente la maggior parte dei quadri che ho visto non hanno nulla come la Fornarina, ma in altri ho cominciato a riscontrare dei segni che poi propongo quando insegno la diagnostica delle malattie ai miei studenti. L'anamnesi, no? Si può fare l'anamnesi? Si possono l'anamnesi essere... si può fare attraverso i documenti. I documenti, infatti. Vi faccio un esempio. Sì. C'è un quadro del Cardinale Richelieu fatto da un suo pittore preferito che ritrae un pochino di giallo nell'occhio e quindi quello si chiama subittero, ittero. E i documenti storici ci dicono che nell'anno in cui è stato dipinto questo quadro, il Cardinale Richelieu aveva consumato una quantità enorme di pillole di cassia contro le coliche biliari, e quindi questo diciamo si potrebbe effettivamente dire un'anamnesi di coliche ripetute che possono aver dato questo segno ritratto dal punto. Veramente affascinante. Sì, molto, veramente. Anche perché uno ha dentro gli occhi, no, tantissimi quadri, ma anche immagini di folle, di popolo. Io mi ricordo, per esempio, non so, ad esempio, viene in mente Van Gogh e Mangiatori di patate, oppure i quadri di Bruegel, se ci penso Bosch, siamo tutti un po' malaticci, diciamocelo, lì però c'è anche l'artista che l'interpreta. Sì. Beh, allora, mentre una tirata d'orecchio del direttore del Louvre, che mi ha detto, guarda, io ti ringrazio, però devi ammettere che Rembrandt è così grande che ti può anche parere di mettere una pennellata così, non per questo vuol dire che è la malattia che tu dici. Esatto. E io lì mi sono inchinato. Beh, allora Alessandra, professore, tu hai un quadro, sì, perché c'è un tema, no? Prima le ho chiesto qual è stato il quadro che le ha fatto venire in mente, no, questa interessantissima visione, no, possiamo dire ai raggi dei quadri, ma c'è un quadro che dichiaratamente dà della malattia e non mi sembra che siano poi così frequenti, e allora il bacchino malato. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di un quadro di Caravaggio, più o meno siamo verso la fine del 500. Il ragazzo ritratto è piuttosto nudacchio per i miei gusti, visto che non sta tanto bene, non ha un bel colorito, ha in mano però della frutta, quindi quella è un'alimentazione sana, un bel grappolo d'uva in mano, ed è ovviamente l'alloro tra i capelli, bei riccioloni, però nel seme si vede che non sta benissimo. E allora che malattia aveva questo bacchino? Che poi sappiamo essere Caravaggio in qualche modo, quindi forse una malattia dell'anima? Ma io non ne sono convinto che sia Caravaggio, sinceramente. Non è Caravaggio secondo lei? No, perché è troppo giovane. È troppo giovane, perché quello è un adolescente. Caravaggio già si era spostato a Roma, era nella bottega del Cavaliere e faceva già questi dipinti, tant'è che più o meno negli stessi anni aveva fatto il Bacco. Compare il Bacco con il bacchino, capisci che il Bacco è un giovane pieno, anche se ragazzo col cestello di frutta, pieno di forza e di buona salute. Il bacchino invece è un ragazzino che probabilmente è Caravaggio, che era stato colpito da un cavallo, sì, era stato brevemente ricoverato per questo trauma in un ospedale romano, l'aveva incontrato lì ed era rimasto attratto, e ne fa un bacchino proprio perché gli mette questo alloro, probabilmente messo da lui stesso, ma non in senso di scherno. No. E tu vedi chiaramente che il bacchino è anemico, gli angoli dell'occhio sono proprio bianchi, esangue. Però nello stesso anche tempo, le labbra esangue, anche la pelle esangue, e vedi però che c'è questo colore bronzino della pelle, e poi c'è un segno inequivocabile che sono le unghie che stringono quella frutta, anche una frutta disadorna, non di prima qualità, proprio perché lui aveva bisogno di zuccheri semplici, quindi ne era forzatamente attratto. Il
bacchino, queste unghie sono nerase, è un segno che si chiama acantosi nigricans, che vuol dire morbo di Addison. Qualcosa che sarebbe stato scoperto solamente 400 anni dopo e che ha anche dei malati importanti nella storia, per esempio John Kennedy. E si moriva allora di questo morbo? Assolutamente sì, perché l'unica cura possibile è il cortisone. Quindi possiamo anche dire che l'artista ha individuato una grande tristezza in tutto questo, no? È una grandissima tristezza che ti dà anche questo contrasto fra questo giovane così malato e questa gioventù, e nello stesso tempo questi segni di una cattiva salute. Pensare che bastava un po' di cortisone per risanare questo bacchino così emaciato. Aveva le ghiandole surrenali che non andavano, il povero bacchino. Aia. Allora, se questo bacchino non è Caravaggio e lei lo esclude, non mi permetto, ecco, io parlo da me. No, intendo dire, secondo lei, insomma, le date non coincidono. Non abbiamo le prove. Mentre invece abbiamo sicuramente le prove che il quadro dipinto da Raffaello è proprio Michelangelo. Questo Michelangelo con dei calzari che sembra che non si sia mai tolto, tant'è vero che qualcuno pensava, dice, questo è poco pulito, non si lava, sta sempre con queste scarpe attaccate, ma in realtà Michelangelo in questo quadro evidenzia una patologia che aveva il grande maestro. Certo, Raffaello lo raffigura insieme a tutti i grandi filosofi, dando le sembianze di Michelangelo ad un filosofo greco, però ritrae con grande precisione una grandissima varice sopra il ginocchio, proprio sopra di questi stivali mitici di Michelangelo che non si toglieva mai. E allora chiaramente per curare le piaghe, le ulcere legate all'insufficienza venosa non c'erano le calze elastiche e quindi solamente però i più ricchi potevano permettersi degli stivali fatti su misura di pelle di cuoio molto sottile, che facevano una terapia compressiva e quindi permettevano le ulcere di guarire. E possiamo pensare che al di sotto Michelangelo avesse questo problema, perché questa varice è veramente molto pronunciata, dipinta da Raffaello in questo quadro magnifico. Professore, una curiosità, c'è uno dei quadri più famosi, se lo nominiamo tutti ce lo immaginiamo. La Gioconda stava bene? A parte non sappiamo chi era giovane, era anziana, lei sa darci anche un po' un'età di questa signora, la trova in buona salute? Ma è talmente per me il ritratto più bello che un pennello umano si è riuscito a fare, però vi devo dire che ci sono altri medici che come me sono appassionati di questa diagnosi su tela. Anche all'estero? Anche all'estero? Lei si è confortato? Beh, immagino, vero? Sì. Per esempio gli harvardiani pensano che avesse un ipotiroidismo, cioè avesse una tiroide che funzionava male. Io in realtà l'unica cosa che vedo con certezza oggettiva, se voi guardate l'indice della mano messa di traverso dalla Gioconda e scendete un pochino verso la mano, quindi abbandonate l'indice, vedete un piccolo rigonfiamento che potrebbe essere, io penso, una cisti tendinea. Per altri questo invece è un lipoma e potrebbe indicare che invece la Gioconda avesse un qualche cosa che non andava nei lipidi, nel colesterolo, però è un po' difficile. Io oggettivamente direi che quello potrebbe essere un lipoma o una cisti della mano, non vedo sinceramente altre malattie in questa meraviglia dipinta da Leonardo. Dottor Zamboni, lei si è così appassionato che addirittura ne ha fatte talmente tante di diagnosi che in un futuro sembra addirittura che verrà fuori un libro da tutte queste analisi, da queste diagnosi. Sì, è un libro che io spero possa uscire proprio quest'anno, nel 2021, per Mondadori, che sarà proprio la malattia nascosta nel dipinto o qualcosa del genere, dove si potrà parlare. È un processo indiziario in realtà molto semplice, cioè alla portata di tutti, perché tutti questi segni possono essere visti facilmente, sono spiegati in un linguaggio comprensibile a tutti, quindi non in medichese. Noi la ringraziamo. Professore, una battuta. Prego. Perché dobbiamo procedere nel nostro pomeriggio. Una battuta. Chi è che scoppia di salute invece e che lei ha detto no, questo proprio è sano dalla testa ai piedi? La maggior
parte dei quadri, la maggior parte. C'è un periodo dove è più facile vedere queste cose che proprio il 5. I greci, beh, i greci con le loro statue erano ritratto della salute. Tutto quello che facevano era legato a un ideale di bello e di potenza. Se c'era anche qualcosa che non andava, lo tagliavano, secondo me. Bene, censuravano. Salutiamo il professore. In attesa del libro, il dottor Paolo Zamboni, noi la ringraziamo per averci dato queste anteprime, queste piccole pillole. Sì, grazie, sì, a Paolo Zamboni, che è direttore del Centro di Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara. D'altronde l'analisi che ha fatto su Michelangelo era proprio il lavoro suo, malattie vascolari, meglio di così. Grazie dottor Zamboni e buona Befana. Grazie, grazie anche a voi e a tutti i telespettatori. Rai Isoradio.